Noi con il pane e il vino ricordiamo la morte del Signore, con gratitudine perché quella morte è stata la chiave che ha aperto la porta della nostra prigione. Questa non è una commemorazione dei defunti. Noi non siamo qui a piangere perché Gesù è morto, siamo qui a gioire perché Gesù è risuscitato ed è vivente nei secoli dei secoli. Gesù aveva vissuto una vita assolutamente integra, luminosa, una vita virtuosa. Gesù aveva vissuto una vita segnata dalla contraddizione, dalle delusioni, dall'abbandono, dalle sofferenze. In quanti modi Gesù è stato osteggiato, perseguitato. Alla fine lui ha detto: hanno rifiutato me, rifiuteranno pure voi. Una buona notizia, questo è il Vangelo. Gesù è vivente ancora oggi. Dice: ma stamattina, invece di piangere sul pane e sul vino, ricordando la morte, abbiamo gioito perché abbiamo ricordato che quella morte ha provocato la nostra risurrezione, la nostra liberazione. E il Vangelo di Giovanni dice che egli è venuto nel mondo in mezzo ai suoi, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Egli è venuto dicendo: io sono la luce, ma il mondo ha preferito le tenebre piuttosto che la luce, e così hanno fatto di tutto per spegnere la luce. La luce è tornata a splendere. Una buona notizia. Gioisci perché colui che hai tanto amato e che ti sembrava perso per sempre è vivo. Tu forse stai cercando il corpo e stamattina hai trovato la vita. Non accontentarti del corpo. Il corpo di Cristo è riunito qui perché il corpo di Cristo è diventato la Chiesa. Sappi che adesso tu puoi onorare la sua vita. Consacrati perché lui è vivo. Tutti ricorderete il Salmo 42. Anima mia, perché ti abbatti? Se ti dicono dov'è il tuo Dio, tu puoi dire: eccolo. Perché Gesù è vivo. Tu puoi dimostrare che il tuo Dio è vivente. Gesù è vivo e vuole una sposa viva.